Slarpuff! Buon pomeriggio a tutti ragazzi, è il vostro Tommy che vi parla e che vi porta a un nuovo video. Oggi continuiamo a giocare con il team di Groudon Band e Kyurem Specs. Non abbiamo visto all'opera quest'ultimo perché è un Pokémon molto più difficile da giocare rispetto a Groudon, che è uno dei Pokémon che caratterizzano questo meta. Abbiamo diverse coppie in questo team, ovvero Lele Drifblim, una vera ottima coppia, che è la principale coppia di supporto del team, senza la quale non esisterebbe questo team. Groudon e Venusaur, Groudon e Kyurem White, Kyurem Bianco, e infine Incineroar. Prima di cominciare voglio dire che siamo stati fortunati nel primo episodio con la seconda lotta ad azzeccare Ipnosi con 60 di precisione, perché non ero riuscito a settare la Gravity in quanto il mio avversario aveva Xerneas e io ho dovuto usare Magico Zona per impedire alla Power Herb di attivarsi e di boostare quello Xerneas al primo turno. Poi lui l'ha ritirato ed è andata come è andata, cioè alla fine ho vinto, siamo stati anche un pizzico fortunati. Inoltre voglio ringraziare anche Gianmarco Giommi, che mi aiuta sempre con la costruzione e il building dei team, passandomi alcuni Pokémon, e mi ha passato Groudon. Quindi grazie Gianmarco, ora direi di cominciare l'episodio, la puntata, e di cercare il primo sfidante, il primo avversario. 1550 punti, Giappone, Hokkaido. Un Quark team, allora Groudon, Xerneas, Incineroar, Amoongus, Coco e Volcarona. Ok. Allora, sì, Coco ci dà dei problemi. Dunque, Lele Drifblim, sì, potrebbe essere un buon inizio. Il problema è che poi perdiamo da Coco se entra, quello è un guaio. Se lui mette subito Xerneas, per dire. Voglio pensare un secondo, allora. Dunque, potremmo fare Lele, Kyurem, Gravity più Blizzard. Però poi non è granché, diciamo. Qui Incineroar è buono, davvero. Sì, possiamo fare Lele. È difficile perché perdiamo senza un vento in coda lo speed. Lele, Incineroar, Groudon e Kyurem. Sullo scadere proprio. Ok. Non so se è la mossa giusta, perché comunque è chiaro che Lele Drifblim è in generale una buona lead. L'unico problema poi è il cambio di campo, che ci impedisce di utilizzare Ipnosi, perché il campo di Coco impedisce il sonno, quindi Drifblim diventa palesemente inutile. Volcarona e Incineroar. Ok. Tapu Lele e Incineroar. A questo punto sì, potrebbe fare Rage Powder, Retromarcia. Buona cosa che non ha Kyogre, perché ha Groudon. Parte prima la sua prepotenza. Potrebbe essere più veloce del nostro. È un Quark Code team, non lo conosco purtroppo. Potrebbe realmente essere più veloce del nostro, quindi fare, che ne so, una retromarcia prima di noi. Allora, Gravity, usiamo Scarf, attacchiamo prima di Volcarona e U-Turn, esatto. Mettiamo la Gravity, facciamo U-Turn su Potremmo rompere Zesha Volcarona se ce l'ha, ma dubito che ce lo abbia. Potremmo andare su Incineroar. E andiamo su Incineroar, almeno gli facciamo un dannetto. Intanto, Volcarona viene ritirata dalla lotta per mettere in campo Groudon, che verrà avvantaggiato pure lui dalla mia Gravity. E forse ha fatto fuoco carica direttamente. Ok, fuoco carica, perfetto. Lele salta, così abbiamo, sì, uno switch
Ah no, è vero, è vero, è vero, è vero. Non salta perché l'abbiamo intimidito. Ok, retromarcia. Più spade telluriche. Siamo sicuri ora che lo andrà a mettere KO. Recoil più retromarcia. Adesso mettiamo in campo Groudon. Il nostro Groudon. Cambiamo Lele. Mettiamo in campo Incineroar e facciamo spade telluriche. In questo modo salta Incineroar. Groudon prende un buon danno, meno del 50% sicuramente. E se dovesse fare la Z, lui contro il mio Groudon non andrà a KO. Suppongo che abbia Xerneas dietro. Ecco, quindi Lele Drifblim era un'ottima lead. Qui era perfetta, suppongo. Se avesse Coco, no. Se avesse realmente Xerneas, allora sì. Spade telluriche. Sì, Lele Scarf lo dobbiamo preservare perché ancora ha una kill. Non dovesse mettere il vento in coda. Potrebbe ancora attaccare. Adesso potrebbe proteggere. No, magari poi. Spade telluriche. Ok, Incineroar va giù. 1-0 per noi. E Groudon prende un bel danno dalle bende. Tutto bendato il mio Groudon. Spade telluriche che chiaramente va a segno. Incineroar prende quel danno lì. Perché è a meno 1. Sì. Ok. Volcarona. Volcarona puzza di Z fuoco. E questo è un po' un problema. Conoscessi il team. Perché sapete, quando si affronta un QR Code team si spera sempre di conoscerlo, ma è un bel problema. Perché Kyurem. No, però Lele. Sì, Psychoshock più Bora, anche se resistita. Volcarona una buona difesa speciale, dovrebbe essere utile. Anche un semplice lanciafiamme, cose così. Urlo rabbia. Suppongo che non sia timid. Niente, dai ragazzi, facciamo spade telluriche, buonanotte. Non possiamo nemmeno switchare. Arriverà una mossa. Sì, la Z, a posto, bene. Questa fa paura. Sì, forse mettere Kyurem. Però sapete, dovrebbe avere anche vampata, non solo onda calda o fuoco bomba. Quindi la potenza è quella. Quindi Groudon adesso salta. Noi facciamo urlo rabbia. E piazziamo infine Lele e Kyurem in campo, che sono le uniche chance di vittoria che abbiamo. Perché non abbiamo più Pokémon, no? Bene. Adesso diamo il tutto per tutto. Facciamo Psyshock su Volcarona e Blizzard. Il problema qual è? È il vento in coda. Che chissà se Volcarona o Psyshock. Perché Volcarona è fragile, fragilissimo in difesa. Però ha un buon numero di punti salute. Quindi c'è possibilità che un colpo lo regga. Ok. Psychoshock su Volcarona senza pensare, peraltro, perché non abbiamo modo. Psychoshock più Bora. Buono, buonissimo, buonissimo. Entra la Bora, chiaramente, perché abbiamo la gravità attivata. E Groudon non può reggere, assolutamente. Anche perché aveva perso più di metà di punti salute. Ok, abbiamo ribaltato la situazione. Xerneas. Una cosa piuttosto logica. Psychoshock. Più Bora, perché siamo bloccati. Abbiamo un turno di Gravity questo. Molto probabilmente si proteggerà, ma tanto. No. Magari ha attaccato direttamente.
Yeah, abbiamo vinto! Oh, io avrei fatto Protect e poi avrei fatto Magibrillio. Eh no, tanto era Scarf, quindi avrebbe colpito Lele. Sì, eravamo... non avrebbe colpito Lele, l'avrei colpito prima io con Lele a Xerneas. Ottimo, direi. Sì, è stato proprio nel mezzo della battaglia il momento più critico. Però avere un Pokémon come Kyurem che spamma i danni, abbiamo visto che Volcarona va giù con uno Psyshock. Suppongo che sia stato un roll, perché comunque Volcarona ha molti punti salute, ma quel Volcarona di quel QR Code Team era un Volcarona semplicemente attaccante speciale, veloce, con 252 e 252 in velocità e attacco speciale. Andiamo a cercare la seconda sfida. Avete capito come funziona il team e avete visto finalmente all'opera anche Kyurem. E guardate i danni che ha fatto. Tra l'altro i Pokémon che è andato a colpire li ha colpiti a bersaglio singolo, quindi i danni sono ancora maggiori rispetto al danno spreadato che avviene nelle lotte in doppio. 1493, la seconda sfida di oggi. Caliamo un po' col punteggio, ma come sempre non sottovalutiamo nessuno, anche perché wow, Lucario e Kangaskhan. Mamma mia, è un VGC più avanti già con la testa. Mega Lucario, Mega Kangaskhan, Lele, Amoongus, Kangaskhan, Lucario e Xerneas e Lunala. Uno Xernala molto particolare. Occhio a Lucario che potrebbe essere Scarf con Azzardo. Lele Drifblim qui per forza, perché non può cambiare il campo. Occhio a Kanga perché con Nervi Saldi va a colpire lo shield di Lunala, tra l'altro. C'è chi lo usa, ma poco, e meglio. Sì. Qui vanno bene tutti. Tutti dobbiamo settare il vento in coda, poi addormentare, così evitiamo lì. Cioè, sembra una partita semplice, ma dobbiamo stare molto attenti. Lele, Drifblim non ha Pokémon con prepotenza. Groudon, che tra l'altro shotta Lucario, che tra l'altro ha anche Sono Qui. Allora, qui Kyurem va bene perché pensa da Amoongus, fa tantissimi danni a tutti. Insieme però un... Sì, potremmo portare anche Kyurem, ma anche questa volta potrebbe andare bene per un maggiore output di danni a livello offensivo. Bene, dai, Kyurem dentro, va bene, dai. Sì, Incineroar poteva essere utile, però va bene così, dai. Me ne sto già pentendo. Se riusciamo ad addormentare... Occhio a Kangaskhan che ha Sveglia Lampo come abilità, ma non ci voglio pensare che abbia realmente Sveglia Lampo, che è quell'abilità che dimezza i turni di sonno quando il Pokémon si addormenta. Ok, Lunala e Kangaskhan dalla sua parte di campo, Tapu Lele e Drifblim dalla mia. Adesso, lui non può... Lui può fare fake out su Drifblim con Nervi Saldi, perché Drifblim è di tipo spettro, Nervi Saldi consente di colpirlo ed è immune agli effetti del campo, perché vola, sì, e si va a perdere contro la merda. Adesso vediamo. Allora, prima di tutto dobbiamo settare Gravity, per forza. Gravity, siamo sicuri che non si andrà a mega evolvere e... Farà distorto zona? No. Solo per prendere vantaggio, così? Non ci posso credere. No, mi fa bruciapelo realmente. Vento in coda. Vai. Lo farà. Tanto non posso cambiare per il momento. Bruciapelo su Drifblim! Ma sì, i danni. Adesso se spara la Z, uno Psyshock mi apre... Drifblim. Vediamo cosa fa. Vento in coda, quindi pareggia. Anche no, in realtà la Tailwind, perché noi non l'abbiamo messa. Io ho tolto Protect a Drifblim per evitare di perdere contro un Lunala, in modo da, no, fare danni con palla ombra e evitare bruciapeli così. Ma Kangaskhan chiaramente non me l'aspettavo, perché Kangaskhan fa schifo come Pokémon. Di conseguenza siamo messi, no, male, di più, perché ora dobbiamo cambiare Lele e chi entra prende uno scatafascio di danni. Però abbiamo un'ipnosi da giocarci. Ipnosi
su Lunala, perché siamo più veloci grazie ad Agile Tecnica. No, perché Lunala più 2 è più veloce. No, ho sbagliato. Oh, vediamo. Vediamo se Drift Blame salterà in aria con una Z o quello che pensiamo. Vediamo. Raggio d'ombra. Ok, c'è possibilità che la reggiamo. Raggio d'ombra lo reggiamo di sicuro, sì. Il problema è poi se usa tipo mosse doppio target. Aia. Questo fa ammazza i danni. Oh. Sì. Ok. Ritorno ai danni di Drift Blim. Ok, quel Kangaskhan è più lento in partenza di Drift Blim. E adesso spade telluriche come se non ci fosse un domani. E dato che Lunala ha attaccato per primo, adesso dorme. Perciò è un buon turno per fare vento in coda. E invece andiamo ad addormentare Kangaskhan. Lunala dorme. E andiamo ad addormentare Kangaskhan perché dobbiamo addormentarlo, altrimenti fa un KO e noi non ce lo possiamo permettere. Quindi andiamo a togliere lo shield a Lunala, a fare dei dannoni a Kangaskhan, che nonostante sia un Pokémon che non si vede mai al di fuori della Mega, ha delle buone statistiche nel complesso. Quindi un colpo lo reggerà. Sì, esatto. Guardate quanto ha preso Lunala, tra l'altro. Adesso spade telluriche e vento in coda. Le vedete queste? Le vedete? Sono due dita incrociate. Si è svegliato e fa raggio d'ombra. Vediamo su chi. Perché abbiamo ancora un bel Kyurem dalla parte nostra di campo. E lo fa su Drift Blim. Spade telluriche. E passiamo in vantaggio. Siamo sfigati. Bisogna dire la verità, perché tanto voglio dire, dormono tutti un turno. Kangaskhan ha dormito semplicemente perché non ha dormito in quello precedente. Vento in coda non soffia più sulla squadra avversaria. Dunque aveva Xerneas. Sì, ce l'aveva. Tapu Lele per fare anche magico zona va bene. Però con una forza lunare chiaramente è un bel problema. Ok. Lucario! Ragazzi, ho detto bene che aveva Xerneas. Sì, scusate un secondo. Non ha portato... Oh mio Dio. Ok. Groudon e Lucario, per chi non lo sapesse, hanno entrambi 90 punti in velocità di conseguenza. Non è che è Scarf Lucario? Potrebbe... è Scarf con Azzardo. Facciamo spade telluriche. Potrebbe essere Zash. Più... Psychoshock ai danni di Lucario. Che si protegge, quindi noi andiamo a colpire con spade telluriche il suo Amoongus, che avrà addormentato uno dei nostri, che cadrà nelle braccia di Morfeo, ma si prende un danno. Fuoco al nastro! Cos'è? Cos'è? Fango bomba! Ma no, ragazzi, ma cos'è sta roba? Quanti danni ha fatto? Perché hai fatto così da... Modest! Cos'è? Allora, adesso può usare mosse di priorità come finto attacco, effettivamente. Perché? Andiamo, Kyurem al posto di Groudon. E Psychoshock
su Lucario. Kyurem che le prende da Lucario, però è più veloce. Suppongo che sia Zesh, ma è una sfida senza senso. Buttiamo giù Amoongus, buono. Ma sicuramente. Uno in meno. Zuffa! Sullo slot di Groudon. E il danno se lo va a prendere Kyurem. Ok. E Orb. Non me l'aspettavo questa zuffa buttata a caso. Avrebbe dovuto attaccare Lele. Comunque, secondo me, poi... Sì, è stato uno switch... No, non ha... sta partita non ha senso. Comunque, ve la caricherò sul canale. Perché va bene, è bello così. Allora. Fuoco pugno. E Psycho Shock. E portiamocela a casa. Pugno scarica. Lele, brutto colpo peraltro, che non serviva, lo sapete anche voi. E fuoco pugno col meno uno in difesa. E Lucario che perde punti salute per via della orb. Benda scelta sotto sole a meno uno di difesa, e lui aveva già perso punti salute da solo. Direi che questa partita mette termine al secondo episodio, nonostante sia una partita un po' bizzarra, chiamiamola così. Ve la voglio proporre, ve la carico sul canale. Niente, abbiamo finito. Avete visto come il team funziona? Non so se ve ne porterò un'altra di puntata. Comunque noi adesso viaggiamo intorno ai 1600 punti. Come avete visto è un team che fa dei danni giganteschi, anche quando si trova di fronte Pokémon che resistono a, per esempio, al tipo ghiaccio di Kyurem. Ed è difficile resistere al tipo terra di Groudon. Ce ne sono non tantissimi che reggono, più che altro i tipi erba, perché i tipi volanti con levitazione prendono danno neutro o super efficace se hanno un altro typing come Zapdos Elettro, che principalmente inizialmente, originariamente anzi, è debole al tipo terra. Ok, è un team che mi sono divertito molto a giocare, perché è un team che va molto a cartucce. È importante la lead in questo VGC, è importante la lead, piazzare bene i Pokémon al primo turno. A volte ci sono riuscito, vi ho voluto sinceramente proporre solo le vittorie, perché le sconfitte alcune sono state veramente brutte, e con il team a cartucce un po' così, con le lotte che durano anche poco, preferisco proporre solamente le vittorie, non le sconfitte che allungano e basta, perché il senso del team ormai lo si conosce. 4 lotte vi ho proposto, 4 ne avete viste e 4 lotte avete avuto per capire come funziona. Io vi ringrazio per avermi seguito. Mi raccomando, mettete like, condividete, commentate, seguite la pagina Facebook, Instagram, Twitter di Slurpuff Channel, iscrivetevi, ripeto, al canale, seguite anche la pagina dedicata di Instagram, su Instagram, alle carte Pokémon Yu-Gi-Oh! Magic Vintage, che tra l'altro sta andando molto bene, ripeto, abbiamo superato i 300 followers. Grazie mille ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!